Oh, giusto per aggiornarvi, sempre 2-0 tra Olanda e Austria in questo momento. Stavo guardando un po' quello che è il discorso degli europei che insomma stanno coinvolgendo tante persone. Visto che prima non l'ho chiesto a Max, ne approfitto a Max Fogli. Max, ti volevo chiedere anche un commento per la nazionale di ieri sera, che immagino, anzi so che hai visto come tutti quanti, ma non tanto solo sulla partita di ieri. Cosa ne pensi di questa nazionale italiana che effettivamente ha ridato molte speranze, insomma, nei tifosi italiani? Io magari andrò controcorrente con quello che Come pensa sempre, l'opinione collettiva, però non l'ho vista scoppiettante, cioè l'ho eh. vista molto pragmatica nel portare a casa il risultato. Due bei risultati, perché per un doppio 3-0 nelle prime due partite penso che avrebbe firmato tutta Italia, però contro avversari molto modesti e non facendo un gran calcio nonostante gli avversari molto modesti. Mi va bene comunque, perché comunque passare il girone dopo l'inferno degli ultimi 5 anni, anche di quelli che sono stati i mondiali e gli europei precedenti, va comunque bene. Servirà qualcosa in più se si vuole fare qualcosa in più una volta superato il girone. Anche il test prossimo con il Galles lo vedo molto poco attendibile, viste quali sono poi le squadre che ci sono passando il girone. In ogni caso, se si vince anche giocando così così, dimostrando comunque di essere solidi e si arriva poi a giocarsela, va bene comunque. Però se devo dare un giudizio obiettivo su come ha giocato e come si è espressa l'Italia, nonostante gli avversari modesti, sono soddisfatto per metà. Però vi chiedo una cosa a voi.